Magari. Buonasera e benvenuti. Io devo dire veramente molto poco questa sera. Nella chiusura dell'ultima volta che ci siamo trovati ho detto che il presidente Giovanni Gastel sarebbe stato sul palco e sarà lui che presenterà adeguatamente Cristina Lucchini, alla quale però chiedo di fargli un applauso. Ma prima di iniziare la serata e questa conversazione, io vorrei chiamare qui sulla pedana il professor Piero Pozzi, insegnante del Politecnico di Milano, che ha avuto fra i suoi allievi Andrea Rocchelli, quel giovane fotoreporter che avete conosciuto, il cui nome avete conosciuto recentemente, che è scomparso in Ucraina, per fare un piccolo ricordo. Allora, io vi ringrazio moltissimo dell'opportunità, ringrazio Giovanni Gastel, vi occuperò solo alcuni minuti. Non volevo usare il termine rubare pochi minuti perché secondo me potrebbe essere un buon investimento. Volevo tracciarvi un ricordo molto breve perché sul blog di Smargiassi, tra lui Cesare Colombo, poi mi ci sono infilato anch'io, era apparsa la domanda: ma ne vale la pena morire così? E io sostengo che sì, cioè vale la pena, in assoluto. Cerchiamo di capire in pochi minuti perché e chi fosse Andy Rocchelli, almeno per come l'ho incontrato io, per come ho vissuto. Partiamo da quella che era la copertina della sua tesi. Lui si è laureato facendo il percorso dentro il Politecnico di Milano, indirizzo comunicazioni, ha fatto questa tesi che ha voluto sulla fotografia sostenibile. Aveva le idee molto chiare e partendo da quell'episodio nella storia della fotografia in cui un fotografo di National Geographic fotografò un bambino che piangeva disperato perché gli avevano ucciso le pecore per strada, e quella foto pubblicata fece sì che parecchie persone inviassero poi dei soldi a National Geographic. Bene, allora lui tornò in Perù, trovò di nuovo ragazzina e gli comprò il gregge di pecore. Questo è solo un episodio, ma da lì Andy andò a trovare una serie di situazioni fino a strutture di forma cooperativa di fotografi che avevano come obiettivo non quello semplicemente di raggiungere un guadagno, la fama, ma anche di condividere con altri l'esperienza e, perché no, anche quello che era stato il guadagno. Allora, l'immagine che vedete dopo e che per me è significativa è l'immagine che affiancava l'indice della tesi, un'immagine fatta di scarabocchi, appunti, ma che idea, come dire, contiene l'idea del progetto, perché per tutti noi l'immagine è progetto, è creare storia, è creare racconto, e qui c'è l'idea dell'indice della tesi ma anche della storia. Questa è un'altra immagine che appartiene alla tesi, ma che appartiene a uno dei suoi primi lavori, perché lui era stato in Africa, aveva documentato il lavoro di una comunità in cui in particolare le donne tessevano, tingevano i vestiti, eccetera, e lui aveva fotografato la situazione, il lavoro e poi gli abiti confezionati perché un'altra cooperativa qui in Italia potesse poi vendere e come dire, pubblicizzare quello che erano i loro prodotti. Altra immagine ancora, risposta a un augurio di Natale del 2011, questa che appartiene già ai suoi reportage in giro per il mondo, da un ospedale per bambini cardiopatici morenti, era proprio la didascalia che mi aveva messo Andy, questo bellissimo scatto. E questa è una delle ultime immagini che purtroppo avete visto sui siti. Gli amici di Cesura mi avevano chiesto di sostituirla a quella con l'immagine del documento, del passaporto, perché? Perché compare lui e compare il suo traduttore con cui lui ultimamente viaggiava a Kiev, in Ucraina, eccetera, e di cui lui si fidava moltissimo. Poi la storia la conoscete anche voi, vai a capire oggi se
è capitato per sbaglio dentro un conflitto quando hanno cominciato a spararsi tra separatisti e filorussi, se forse il bersaglio fosse davvero il traduttore, se di sicuro sappiamo che la loro auto è stata crivellata di colpi di Kalashnikov, però erano riusciti a buttarsi in un fossato, ma successivamente sono proprio stati centrati da bombe di mortaio, e tutti noi sappiamo che il mortaio non è una cosa che si punta direttamente, quindi la cosa rimane con un sacco di interrogativi aperti. Di sicuro mi ha colpito molto, vabbè, al di là del fatto della storia, proprio l'idea però di una persona che volesse conoscere. Andy non era uno che andava a cercare il rischio a tutti i costi, è terribile sentir dire sì, uno dei soliti disgraziati che va a cercare di farsi ammazzare, non era questo sicuramente, aveva già parecchia esperienza, ma di sicuro voleva raccontare ciò che vedeva e voleva vedere e conoscere, in modo tale di poter fare il vero lavoro del fotoreporter, di come dire, riportare e raccontare storie. Noi oggi ci troviamo a farne memoria, lascerei un'ultima immagine, è quella che mi ha mandato un suo compagno di corso, c'è un Andy ancora studente, ancora prima della laurea triennale, che sta guardando con le prime macchinette da 2 megapixel, e discutendo con l'amico sul fatto che in fondo però non occorre una macchina eccezionale, l'importante è chi c'è dietro. Fantastico, voglio dire, Andy era così fin dall'inizio con grande grinta. Chiuderei con l'ultimo ricordo, che però è importante, perché la stessa persona che mi ha mandato questa immagine mi ha detto: guarda, è importante perché siamo noi e perché quasi tutti quelli che facevano parte di questo gruppo si stanno oggi affermando, stanno riuscendo, eccetera, ed è la dimostrazione che se si vuole una roba con grinta, la si può raggiungere. Io sento altri studenti che oggi a volte sono, dice, ma io cosa studio a fare? Tanto non ci sono prospettive, tanto, eccetera, e viceversa Andy era proprio la dimostrazione che se uno vuole davvero riesce. Secondo me questo è veramente una delle cose importanti da lasciare, e la dimostrazione è il fatto che a Cesura sia stato creato un gruppo davvero di grandi amici che hanno voluto condividere tutto, fino a quell'immagine straziante per cui quando l'hanno sepolto hanno voluto fermare gli operai con la ruspettina per spingere loro alla terra e, come dire, dargli quest'ultimo accompagnamento, cioè una cosa così, però l'idea di una forza, di una condivisione, di una capacità di aver creato un nucleo vivo, vivo, vivo. Grazie. Grazie Pozzi. Dopo questo momento di terribile commozione, cerchiamo di venire un po' al tema centrale di questa serata, che è imperniata sulla figura di Cristina Lucchini, un grandissimo direttore di riviste, una persona che insomma ho, come dire, seguito e amato durante gli ultimi forse 15 anni, 25? Accidenti. Mi facevo più giovane. Beh, insomma, tu hai passato tutta la vita all'interno del mondo della moda, partendo dall'uomo Vogue. Mentre ragazzina, noi credo ci siamo conosciuti allora. Raccontaci un po', insomma, il tragitto di questa tua folgorante carriera. Buonasera a tutti. Devo dire che sono veramente molto onorata di essere qua, perché so i grandi nomi che mi hanno preceduto. Quando Giovanni mi ha chiesto di essere presente, ho detto: ma di che cosa posso parlare io? Non sono nessuno. Io ho iniziato questo mestiere assolutamente per caso. Mi ero appena laureata. Mi piaceva l'idea di scrivere e nella testa di una
ragazzina di 23 anni scrivere voleva dire fare grandi reportage stile Oriana Fallaci, come per intenderci. E in realtà mi sono trovata a lavorare per la Condé Nast, che era ed è la grande casa editrice dello stile e della moda, e ho conosciuto Giovanni forse dopo 3 mesi, ed ero emozionatissima perché quest'uomo era l'emblema del gentleman, il simbolo dell'eleganza assoluta, e io buttata lì. Ero già anzianissimo. Era già abbastanza anziana, ovviamente, però a me sembrava bellissimo anche allora. E ci troviamo a fare un servizio per l'Uomo Vogue. L'Uomo Vogue all'epoca era veramente la Bibbia dell'eleganza maschile. E come succedeva in quei tempi, vengo lanciata su questo set con questo signore che faceva un po' paura a tutti, nonostante la sua adorabile cortesia e gentilezza. Ed era una serie, se non ricordo male, di autoscatti che dovevamo fare proprio come il principe dell'eleganza. E il fatto che lui abbia ancora una di quelle fotografie che abbiamo fatto insieme, io devo fare una sorta di direzione artistica della cosa, ce ne abbia ancora una in studio, è una cosa che mi commuove e mi onora, perché Giovanni è sì un grande amico, ma è diventato un grande amico in tutti questi anni, per me è sempre stato un grandissimo maestro. Per cui non potevo assolutissimamente dirgli di no, come non posso dire di no a niente che mi chieda, e mi chiede le cose più improbabili. Non di quel tipo. No, però se ha bisogno di qualcosa sicuramente mi chiama. E quando mi ha detto dobbiamo fare questa lezione in triennale, ho detto ma di che cosa possiamo parlare? Perché ovviamente potremmo parlare di mille cose. E dopo ricordo di Andrea, devo dire che mi sembra sempre che la fotografia di moda sia un po' figlia di un dio minore, però dall'altra parte vedo che tutti i giovani aspirano ad arrivare a quello. Quindi ho detto proviamo a cercare di capire, esplorare la difficoltà maggiore che caratterizza il rapporto e la possibilità di entrare nel mondo tra virgolette commerciale, che per me vuol dire sia servizi editoriali, redazionali sulle riviste, che non portano soldi ma portano visibilità, sia nel mondo delle campagne pubblicitarie, che portano un po' meno soldi di quando abbiamo iniziato noi, però è sempre qualcosa. Ci difendiamo. Di più. Quindi abbiamo definito il titolo di questo incontro come Fotografia di moda e identità dei brand, perché per me è sempre stato un punto fondamentale, un problema che mi sono posta agli inizi e che continuo a cercare di far capire ai fotografi. Tu devi sapere non solo chi sei e che cosa vuoi esprimere, ma per chi stai lavorando. A me personalmente è capitato per caso di iniziare con l'Uomo Vogue. Ho studiato, ho fatto ricerca negli archivi, ho speso tutti quei pochissimi soldi che mi davano i primi stipendi in libri, in ricerca immagine, quello che sarebbe diventato poi un canovaccio per raccontare la moda attraverso le immagini, che era la cosa che mi affascinava di più, perché è vero che avevo una certa cultura di base, ero in grado di intervistare stilisti, produttori tessili, ma la cosa che mi ha affascinato in questo mestiere era di poter raccontare la moda dei vestiti e degli oggetti attraverso le immagini, che tante volte dicono più e meglio delle parole. Quindi la ricerca, sì, il mettersi in discussione, l'umiltà, ma capire per chi stai lavorando. Io ormai mi sembra passato molto meno tempo, ma sono 27 anni che faccio questo mestiere, e se ho l'entusiasmo che avevo 27 anni fa, lo devo proprio al fatto che cerco di capire che cosa posso dare di più. Ovviamente per noi, per chi fa il nostro mestiere, i fotografi sono indispensabili. Noi possiamo avere mille idee, possiamo avere il concept di un giornale, di una storia, ma senza i fotografi non possiamo realizzarlo. Qual è il problema però? Che non sempre i fotografi, e parlo sia dei grandissimi che dei giovani alle prime armi, capiscono
questo punto che abbiamo concentrato nel concetto di identità di brand. Allora, lasciamo perdere i primi 11-12 anni di gavetta, in cui fondamentalmente le prime cose che ho dovuto imparare a fare sono state il nodo perfetto alla cravatta e scoprire che ci sono 37 modi per farlo. E mio papà, poverino, è stata la mia cavia principale, perché proprio non avevo idea neanche di come fare. L'altro ancora più difficile, come annodare il papillon. Gastel detesta i papillon confezionati, non puoi portare su un set, non si può. Non puoi portare su un set una stylist che arriva sul set di Gastel con il papillon già fatto, è già fuori praticamente. E ho imparato tanto a stirare, cosa che ho sempre detestato e continuo a detestare, ma all'epoca mi ricordo, per l'uomo Vogue, interi speciali lino. Non andava lo stropicciato, non andava il dégagé, io stiravo dalle 5 al mattino. Mio papà diceva, ti ho fatto tanto studiare e sei finita a vestire e svestire modelli. E la cosa mi ha sempre dato molta ansia, perché volevo dimostrargli che è vero, che tutto quello che avevo studiato però non era stato proprio tempo e denaro perso. Lui ha cominciato a considerare il mio lavoro qualcosa di vagamente dignitoso quando ho preso la prima direzione. E la prima direzione, pare che io sia stata una, forse la direttora, perché non si dice mai direttrice, si dice direttore anche nelle donne, però noi ci divertiamo a dire direttore, più giovane della storia della Condé Nast, perché avevo 33 anni. E il primo giornale che ho avuto l'onore e l'onere di dirigere era Vogue Gioiello. Io non sapevo assolutamente niente di gioielli, non sapevo assolutissimamente come si potesse dirigere un giornale, però mi sono posta il problema di capire che cosa fosse la mission di questo giornale. Vogue Gioiello all'epoca era un trade magazine, che quindi, più che parlare a un pubblico, perché sfido chiunque ad aver comprato in edicola una copia di Vogue Gioiello, credo, però parlava a un settore che in quel momento stava molto cambiando e era, secondo me, o per mia fortuna, pronto anche ad accogliere un linguaggio più vicino a quello della moda. Quindi da lì, quando tu devi progettare o rinnovare, riprogettare o fondare ex novo un giornale, la prima cosa importante è capire qual è l'identità del brand, capire dove vuoi portarlo e costruire un team. Nel team, fotografi e firme sono i tuoi capitani, i colonnelli. Devo dire la verità che dopo Vogue Gioiello, Vogue Pelle, poi c'è stato il progetto di Vanity Fair, che è stato il primo settimanale della Condé Nast e forse il più grande successo editoriale degli ultimi 10 anni, e per me assolutissimamente la prima esperienza di un settimanale, mi sono resa conto di una cosa, che al di là dei fotografi che io amavo personalmente, dovevo scegliere dei fotografi che fossero funzionali per quel tipo di compito. Con Giovanni è un caso più unico che raro, perché noi abbiamo iniziato, sì è vero, l'uomo Vogue, ma non lo dirigevo io. Col Vogue Gioiello abbiamo fatto una serie di servizi. Giovanni era considerato all'epoca ed è considerato ancora oggi il più grande still lifeista. Io dicevo che aveva soltanto un competitor, che era Irving Penn, ed era un grande still lifeista, lo è ancora, però nel frattempo siamo migrati anche su altri lidi. E quindi con Giovanni è l'unico fotografo che in questi 27 anni mi ha accompagnato per tutta questa, e non soltanto perché mi è molto simpatico ed è molto bello, come lui vuole che si dica ad ogni incontro, ma la caratteristica straordinaria di Giovanni, che io ho trovato in veramente pochissimi altri, è proprio questa capacità, e qui veniamo al cuore del dibattito, di capire, calarsi nelle esigenze del committente.
cosa trovo? Io allora visionerò, ma credo, centinaia di portfolios all'anno, e devo dire che di centinaia di portfolios che vedo ce ne sono mediamente 5 o 6 a cui offro sempre un'opportunità, perché vedo del talento, vedo una struttura nel lavoro, vedo la capacità di dire qualche cosa. Ed è, di recente siamo stati insieme al MIAFER, due settimane fa, settimana scorsa, qui a Milano, e mi ha colpito tanto una frase che era stampata alle spalle del bar. Ed è, la frase è di Mario Giacomelli, che è stato tipografo, fotografo, poeta, pittore, scomparso nel 2000. E la frase dice: la fotografia è una cosa semplice a condizione di avere qualcosa da dire. Quindi quando io visiono dei portfolio di fotografi, prima di tutto cerco quel qualcosa da dire. Dopodiché, se vedo che c'è qualcosa da dire, cerco di spiegare l'identità del giornale per cui gli propongo di lavorare, che è molto molto diversa, perché dopo Vogue Gioiello e Vogue Pelle io sono saltata con un triplo salto mortale a Vanity Fair, dove ho fatto il condirettore per 7 anni e mezzo, direi. Sì. Sì, sì. Dico sempre che quei 7 anni valgono come per i cani, ogni anno ne vale 7, per cui mi sembra di averci lavorato 50 anni. Settimanale massacrante, per come lo facevamo noi era davvero più che massacrante. Dopodiché 3 anni fa ho raccolto un'altra sfida, che era quella di cercare di rinnovare, resuscitare, come dicevo io, Amica, una testata straordinaria. E io al seguito. E lui al seguito, lui senza neanche sapere che cosa avevo in mente, mi ha detto: io ci sono. E dopo 20 mesi sono stata richiamata a casa con The Nast e mi hanno dato la direzione di Glamour. E devo dire che queste ultime esperienze, fondamentalmente Vanity Fair, Amica e Glamour, perché parliamo comunque di giornali da edicola, quindi un'esperienza diversa da quello che è stato il mio passato dei primi 15 anni, e mi hanno obbligato non solo ad avere a che fare e a misurarmi con quello che era il committente, che in questo caso era la casa editrice, e il brand per cui dovevo lavorare, ma anche con l'edicola. Questa edicola che oggi sembra assolutamente non fedele alla carta stampata, dove io invece sono un po' più ottimista, perché penso ancora, come direbbe Giacomelli, che se hai qualcosa da dire, la gente forse ti può anche comprare. Qualcuno ti sta ascoltando. Quindi, arrivando a noi, e anche perché poi vorrei fare delle domande a Giovanni che credo potranno essere interessanti per tutti quanti, vorrei farvi vedere, abbiamo preparato una brevissima selezione di immagini, tutte incentrate su Gastel, anche perché non avrebbe mai voluto che io proiettasse le immagini. Ma ci mancherebbe altro. No, per dire quello che dicevo prima, ci sono dei fotografi che io amo molto, che ho molto amato, ma che non ho utilizzato per certi giornali per cui ho lavorato, lavoro, perché secondo me non adatti alla mission di quel giornale. Uno per tutti, Paolo Roversi. Io adoro le foto di Roversi, ne ho in casa. Nel momento in cui mi sono trovata a dover fare un settimanale di grande diffusione come Vanity Fair, il tipo di fotografia di Roversi non si adattava al tipo di giornale che dovevo fare, per cui ci vuole anche, come dire, una sorta di laicità nella scelta. Non è il tuo gusto personale, è il sapere, sì, ok, questo mi piace, ma è funzionale. Questo è un discorso che, per esempio, i giovani fotografi capiscono molto poco, ed è un discorso per cui secondo me siamo qui. Cioè, diciamo, i giovani ritengono che una volta raggiunto un certo livello tecnico o anche espressivo, il lavoro
del fotografo di moda sia realizzato, cioè che sia applicabile lo stesso tipo di fotografia a qualunque rivista, a qualunque campagna. Questa cosa ovviamente non può essere così, cioè ogni campagna e ogni rivista ha, come dire, dei muri di contenzione. La tua creatività deve essere sufficientemente ampia da dispiegarsi, come dire, in relazione alla rivista e al cliente. Ma che guarda, stai occupando, non sono neanche solo i giovani, nel senso che sui giovani io posso anche capirlo e cercare di spiegare, ma ci sono anche dei fotografi che giovani anagraficamente o professionalmente non lo sono più tanto, che però hanno, non saprei neanche come dire, non so se è una presunzione o se è soltanto proprio una non voglia di mettersi potremmo dire in gioco. Che scassano cazzo forse. No, e che gli dici bene, allora il giornale che sto facendo è così così così, ha questi paletti binari. Allora io personalmente ho sempre pensato che avere dei binari, avere un committente, avere dei paletti, chiamateli come volete, fosse un'opportunità e non un limite, perché ho avuto la grande fortuna di avere un marito fotografo e quindi di poter con lui anche discutere di queste cose, ma l'essere totalmente libero, quando un fotografo dici fai la foto che vuoi, manda in crisi. Assolutamente. È molto più challenging dire allora devi fare la foto migliore che puoi fare entro questi poi, limiti. Credo che vada detto prima di tutto che io ritengo, ne abbiamo discusso con Margiassi anche a lungo, la fotografia è sempre un'arte applicata, capisci? Non è un'arte pura, nessuna arte è pura in realtà, no? Tu scrivi, dipingi sempre per un pubblico. Però la fotografia è un'arte applicata. Anche ai tempi di Michelangelo. Ma sempre, sempre. Doveva comunque dipingere, aveva un committente. Continua a dire che a parte l'Ottocento, che è un secolo infido, che ha creato questa figura dell'artista libero, che beve assenzio, si butta giù dalla finestra, poi si riarrampica sulla finestra e crea nella notte. La storia dell'arte è una storia di committenza. No? Ci sono, non so... Ricordo questo esempio dell'evangelista di Caravaggio, no? Lui ha dipinto questo evangelista che si fa guidare la mano dall'angelo perché evidentemente è un pescatore, quindi non sa scrivere, eccetera. Quando è stato presentato, se ricordo bene, ai Benedettini, ha detto guardi, questo se lo porta a casa. Noi vogliamo e lui l'ha fatto, cioè, ma non c'è niente di male, i due quadri sono sublimi tutti e due, per cui... La committenza non è il demonio. Infatti credo di essere qui come... non siamo artisti. A interpretare la committenza, che per un fotografo spesso è un incubo o può essere anche un'opportunità. Secondo me però tu devi spiegare proprio perché i giovani fotografi hanno difficoltà a lavorare. Allora, il perché... Perché siamo un po' qui per quello, no? Allora, il perché... abbiano difficoltà a relazionarsi alla committenza, bisognerebbe chiederlo a loro. Allora, dall'altra parte io dico sicuramente nel mio campo ci sono tante persone che non danno e non concedono tempo, ma perché banalmente non ne abbiamo, cioè noi direttori dei giornali abbiamo tanti fronti su cui misurarci ogni giorno quotidianamente, hai il fronte interno della redazione da gestire, hai il fronte aziendale dei manager, hai quello dei clienti pubblicitari, hai quello social e hai quello creativo. E le riviste di moda non sono riviste di immagine? Assolutamente no. Anche allora, questo va è spiegato. Ovvio che è molto più facile, se hai talento, lavorare per una rivista, così, quelle che noi definiamo di pura immagine di nicchia, riviste che vendono al massimo 5.000 copie, che raramente hanno budget per produrre. Pippe per parrucchieri e truccatori. Non lo so, ma diciamo che ti possono non vedo gran differenza tra fare un portfolio di ricerca personale e lavorare per quelle riviste. Nel momento in cui tu vuoi lavorare per una rivista che comunica a un pubblico, che ha un ruolo nel panorama editoriale, devi per forza misurarti al committente e non offenderti se ti dico guarda di questa cosa di recente, ma mi capita quotidianamente, Glamour, lo dice la parola stessa, una rivista che si chiama Glamour
nonostante la mission che io abbia di alzarla, di riqualificarla, di farla con un, per un target più alto, però in nomen omen, cioè si chiama glamour, togliamo, non ci vuole un genio, ovvio che tutte le foto tristi, deprimenti, di modelle che sembra che gli abbiano sterminato la famiglia il giorno prima, forse per glamour non vanno bene. Ci sono altre riviste che amano un'immagine fredda, la modella sempre un po' sofferente, il parrucchiere che non si sa perché è lì, perché non se ne vede, non se ne vede. Per cui, allora, io cerco di dare sempre, Giovanni me ne è testimone, perché anche se con lui forse non ce ne sarebbe tanto più bisogno, però tutte le volte che noi dobbiamo affrontare una storia, noi ci sediamo una o due ore e la verifichiamo insieme. Io ho delle idee, ci pensiamo, scegliamo la modella insieme, il mood, cioè guardiamo i dettagli. Ora, mi è capitato non più tardi del mese scorso, avevo visto il book di una fotografa giovane, carina, l'avevo incontrata a Parigi durante le ultime sfilate, le avevo raccontato tutto, ben un'ora e mezza, che è molto più di quanto normalmente si possa dedicare a qualcuno, tutto l'avventura del nuovo giornale. Bene, le do una top model straordinaria, do la location che lei voleva, do tutto quello che lei voleva. Sono arrivate delle foto che ho dovuto pubblicare perché sono arrivate last minute, non avevo più tempo, l'alternativa era andare ai bianchi, ma che con glamour hanno assolutamente niente a che fare. Allora, io mi chiedo per quale motivo è così difficile capire che le esigenze del committente non sono degli ostacoli o dei limiti orrendi alla tua creatività, sono una sfida. Ma certo. Allora, se vogliamo evitare la noia delle nostre parole, questo è un po' un excursus nel passato per me. Queste sono delle copertine del Vogue Gioiello, correva l'anno, non ci vedo assolutissimamente, 2001, fatte da Giovanni, dove, come dicevo, per un giornale trade che doveva presentare comunque il prodotto gioiello, ma a cui io dovevo dare un afflato un po' più onirico, questo, vai. Sono tre copertine, credo che abbiamo, che avevano avuto molto successo, ma dove vedete che un fotografo come Gastel, pur rispettando l'esigenza di far vedere il prodotto, di raccontare il prodotto, trova il modo di metterci comunque qualcosa del suo stile. Assolutamente, sì, ma quello è proprio... Mi ricordo l'acquisto ancora di questi orridi granchioni, che non erano mai abbastanza freschi per te, io non avevo assolutamente budget per andare dalla pescheria lì, come si chiama? Claudio Pescheria dei Milanesi. Vai. Ecco, questo è il servizio interno di quella della copertina del piede. Cioè, io... Giusto per intenderci, venivo in un giornale che era abituato a raccontare gioielli con perfetti still life su fondo nero, con la luce perfetta che facesse brillare le pietre, ma così, a catalogo di Christie's. Non a caso Gastel ha iniziato a fare i cataloghi di Christie's. Insieme abbiamo realizzato queste immagini. Vai, che ce ne sono ancora un po', che il gioiello lo fanno vedere, ma che anche evocano qualcos'altro. Allora, questo è un servizio che entrambi abbiamo amato molto. Lui lavorava ancora col banco ottico, mi ha fatto spendere l'ira di Dio in Polaroid grande formato. Però c'è qualcuno che fa un... Io ho una luce negli occhi, ma c'è qualcuno che fa un segno. E poi aveva questa passione della foglia d'oro.
E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio dove i gioielli si vedevano un po' poco, devo dire la verità, però tanto era tutto di antiquariato, quindi non avevamo delle cadute commerciali, e di fare come delle icone bizantine in versione contemporanea. Qui stiamo parlando sempre del 2000-2001, no, credo. E queste ci piacevano tanto, ti ricordi? Molto, e questo è lui, faceva le Polaroid, spiega la tua tecnica, perché queste erano delle Polaroid diciamo in trasparenza, che erano in realtà nate per diciamo le riprese video, però io ho cominciato a usarle e ho cominciato, come sempre faccio, diciamo, no? Trovo che, come dire, i mezzi nascono per una cosa, ma il mio mestiere poi è in realtà strecciare, diciamo, le possibilità di quello che sto usando, del materiale che sto usando, al massimo. Allora queste trasparenze ho cominciato a applicarle su foglia d'oro, quello, diciamo, vero oro dei mobilieri, e poi a rifotografarle, insomma, creando questo spazio piatto che è già in tutta la pittura a fondo oro, che però in realtà si anima, ecco. Cristina è stata, come sempre, molto, molto coraggiosa. L'unica pazza mi ha comprato anche le foglie d'oro, per cui... Sì, quelle dei corniciai, e poi anche ce n'è, questo qui era un servizio fatto in una mamma, giusto? Sì, mamma Parigi. Sempre, cioè, a quell'epoca, veramente, Vogue Gioiello era un catalogo di still life, di gioielli, fondamentalmente su fondo blu, perché sì, come mi hanno insegnato i gioiellieri, si vedono meglio i diamanti. L'idea di Cristina, diciamo, era quella invece di rendere anima ai gioielli, e su questo progetto, diciamo, mi ha molto coinvolto, e mi ha molto anche, come sempre fanno i grandissimi art director, i grandi direttori, ti motivano e poi ti lasciano relativamente libero, insomma. Sì, perché poi verrà il racconto dei servizi che gli ho tirato dietro, che io non ho memoria di questo. Ma ne hai tirati nel quel posto parecchi, però va bene, va bene che tutti lo sappiano, che, insomma, per esempio, in un servizio, in un giornale come Vogue Gioiello, l'utilizzo di certe top model o di certe celebrities era ovviamente molto limitato, perché il protagonista doveva essere sempre il gioiello. Qui avevamo Jasmine Le Bon, e come vedete il trattamento che ha fatto Giovanni, sì, c'è Jasmine, però il focus di attenzione è sempre sul gioiello. Certo, come dico spesso, diciamo, nella moda o anche nei gioielli, come in questo caso, una cosa che è politicamente scorretta, però le modelle sono degli accessori del soggetto, eh? Il soggetto di una fotografia di moda è la moda, il soggetto di una fotografia di gioielli è il gioiello, e quindi, diciamo, tutto deve girare intorno al prodotto. Questa è di nuovo una cosa che pochi capiscono. Noi non fotografiamo donne, fotografiamo o vestiti o gioielli o accessori, ma insomma quello è, diciamo, il centro della fotografia. Se questa cosa non viene capita, sono dei ritratti di modelle. Quello è un altro mestiere, si fa per i book delle modelle, per i composite, ma insomma. Sì. Io sono anche un po' duretto con i ragazzi, però continuo a dire: guarda che non sei un fotografo di donne, tu sei un fotografo di moda. E nessuno ti ha obbligato a farlo. Sì. Quando racconto sempre, scusami, poi questa cosa che Flavio Lucchini, il più grande direttore italiano... Che non è mio papà? No, che non, io sono legato a chiunque si chiami Lucchini, profondamente. Però Flavio Lucchini mi ha ricevuto la prima volta, che avevo 3 foto nel book, e le ha viste, ha detto: ma lei fa delle foto molto brutte. Dico: sì, lo so, me ne vado. E lui mi ha detto: no, non se ne va, perché la sua faccia invece mi piace. Poi mi ha fatto un lungo interrogatorio, poi mi ha dato, diciamo, su quello che leggevo, sugli amori del cinema, e ho detto: no, le do un'opportunità. Ma prima di uscire mi ha richiamato e mi ha detto: le dico una cosa importante. Mi dica, Lucchini, guardi che a me delle belle fotografie non me ne frega un cazzo. Oh là là, ho detto: questa qui me la deve spiegare. No, è lei che vuol fare il fotografo di moda, no? Dico: sì, se no fa le mostre, i libri, fa qualcos'altro. Sì, no, ha ragione, voglio farlo io il fotografo di moda. Allora, prima cosa, lei deve raccontare la moda, deve spiegare la moda e far vendere la moda. Questa è la sua missione. Se poi riuscirà a fare una bella fotografia, lei sarà anche un grande fotografo. Secondo me 4 anni di istituto europeo del design non mi insegnavano così tanto, insomma. Fantastica lezione a cui mi sono sempre attenuto. Infatti ho sempre un grande rispetto per il prodotto.
Ma questo è molto vero. Io non ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con Flavio, ma ho sempre sentito parlare di lui come un grandissimo direttore, e secondo me un grande direttore è quello che ti spiega quello di cui hai bisogno, ti lascia quella libertà per interpretarlo, e c'è sempre sull'emergenza, c'è sempre sul problema last minute, perché non dire e lasciare così alla fortuna, all'invenzione, secondo me è sbagliato. Allora, quando noi dopo questo periodo del Vogue Gioiello, io mi ritrovo da un giorno all'altro a fare il condirettore del primo settimanale Condé Nast con una mission molto precisa: garantire la qualità di immagine Condé Nast sul primo settimanale della casa editrice, che doveva vendere 200.000 copie. Più poi. Dopo ne abbiamo avuto molto di più, però non era proprio così semplice, perché a questo punto tu avevi due grandi sfide, a parte il problema di come conquistare uno spazio in un mondo di settimanali che era già abbastanza affollato, ma era di trovare fondamentalmente un linguaggio per raccontare sia personaggi che moda in maniera che non fosse uguale a nessuno. Allora io ricordo che, con tutto il rispetto ovviamente per la concorrenza, però mi sono posta il problema di dire: benissimo, allora si chiama Vanity Fair, però deve fare tante copie, è un settimanale. Allora, finché sono stata io lì, io rifiutavo qualunque tipo di copertina che fosse solo puramente ritratto, perché all'epoca, vi parlo di più, 11 anni fa credo, 11 anni fa, le copertine a ritratto erano molto allegato dei quotidiani. Quindi Giovanni forse un po' se l'è presa, però all'inizio noi non abbiamo fatto personaggi insieme. Come la sono presa? Ero incazzato come una bestia addirittura. Perché io gli dicevo che lui i ritratti personaggi li faceva in modo impeccabile per un ritratto da appendersi in casa, ma che non mi dava... Vero. Il twist Vanity. Quindi abbiamo cominciato comunque a lavorare per Vanity, per la moda, cercando di fare una moda comprensibile a un vasto pubblico, che però avesse quel quid di qualità che un fotografo come Gastel potesse dare. Qua ci sono un po' di foto sempre a Marcord, credo, questo non mi ricordo neanche più. Los Angeles, Miami. Un servizio sul... Comunque anche la moda all'interno di Vanity doveva essere una moda differente da Calma, lui. Grazia, Gioia, Anna, all'epoca si chiamava ancora Anna. Questo era un servizio di costumi da bagno fatto ai Fori Imperiali, giusto? Fatto alla piscina del Foro Italico, posto Foro Italico, meraviglioso. Lì, che era Foro Italico. Per cui prodotto si doveva vedere, la lettrice doveva capire esattamente di che cosa stavamo parlando, però ci doveva essere un quid che giustificasse l'appartenenza a un brand come Vanity Fair. Questo era nella piscina vuota di Chernobyl. Di Chernobyl, sì, Chernobyl. Vai. Questa è... Però tutto questo è un servizio storico che amiamo entrambi, sì, molto, sì. Un servizio pazzo, un po' circo, fatto in un giardino, che ha veramente avuto un grandissimo successo. Però lì il problema era fondamentalmente costruire delle storie e anche scegliere delle modelle in cui la lettrice di un settimanale, che voleva dire 200.000 copie, voleva dire 2 milioni di lettori, potesse, se non identificarsi, ambire ad essere quella cosa lì. E poi creare questo mondo, appunto, Vanity Fair, no? La fiera delle vanità, quindi una visione del mondo della moda di sogno, di racconto, di emozione. Cioè bisogna anche lì calarsi, no? già un po' nel titolo, diciamo, nel nome della rivista sta la sua filosofia. Poi Cristina, come tutti i grandi direttori, chiarifica molto, molto bene, molto, come posso dirvi, sinteticamente quella che è la filosofia. All'interno di questo tu allora sei castrato, non puoi esprimere la tua creatività, ma assolutamente no. La tua creatività deve essere abbastanza ampia da contenere moltissimi linguaggi. Questo capisco che è difficile, faticoso, ma insomma è la ricerca di sé.
Però da un lato forse sono stata anche fortunata di aver lavorato per negli ultimi anni per delle riviste che avevano proprio, per te da tanti anni, non solo dagli ultimi, ma per riviste che avevano dentro lo stesso loro nome, la loro stessa storia, un DNA molto preciso, quindi bisognava solo coglierlo e farlo crescere e trasmetterlo nella seconda step della loro esistenza. Cioè, Vanity Fair nasceva ex novo in Italia, però ovviamente, almeno per la fashion community, se non per il pubblico finale, portava dietro tutto un vissuto e un perché. Amica, io sono arrivata e un anno dopo dovevo fare i 50 anni di questo giornale. Andando a vedere gli archivi di Amica, forse è stata la più grande emozione che abbia mai avuto, e forse la più grande ricchezza che l'RCS ha, sono gli archivi straordinari. E quel nome stesso, Amica, io lo dissi ai manager, non è, perché a un certo punto mi dissero: ma vuoi cambiare il nome? Ho detto assolutamente no, perché in tempi di, anche solo pensando in tempi di Facebook, un nome di un giornale, Amica, potrebbe essere rilanciato e attualizzato in modo straordinario. Glamour lo dice la parola stessa, è ovvio che magari è un pochino più difficile su testate che hanno dei nomi meno di concetto, di contenuto, però sapere perché giornale stai lavorando è indispensabile per noi, è indispensabile per i cosiddetti fornitori, cioè per quale motivo mai un fotografo, una fotografa che ama delle foto assolutamente fuori fuoco, molto concettuali, molto belle magari da comprarsi a una mostra, da mettersi in casa, viene a proporsi per fare un servizio per Glamour? Incomprensibile. O va a Gioia, o va... Cioè, sinceramente lo vedo tempo perso e ovviamente una possibilità di frustrazione non indifferente. Dopo questa parte di servizi di moda, a un certo punto io decisi che Giovanni era pronto per fare le copertine di Vanity. Le copertine di Vanity erano sempre, sono sempre, celebrities, anche abbastanza nazional popolari. E il tipo... E il modo per illustrarle doveva essere immediato, da edicola, da settimanale, ma non bieco e ovvio. Quindi forse questa credo sia la prima copertina che abbiamo fatto insieme. Questa è la prima, sì, vari Blasi. E poi c'era ovviamente copertina, tutto il servizio interno, questo... Era un omaggio ovviamente a un certo tipo di... Questa è la seconda, sì. Una Laura Chiatti, che era molto diverso dal tipo di ritratti che faceva Giovanni. Molto, molto. Ma devo dire che il passaggio al digitale mi ha molto liberato, perché il banco ottico mi imponeva di fare quasi tutti autoritratti. Questa stampa ce l'ho in casa, appesa. Sì, sì. L'ho adorato. Ecco. Poi, quindi, Vanity Fair, facciamo tutto quel percorso e poi, con grande scandalo, io passo in RCS e mi trovo ad affrontare questo rilancio di Amica. Che è un'altra rivista, e come vedete anche le foto sono diverse. Ed è qui che dico, Giovanni, gli racconto un po', dopo aver passato notti e notti a sfogliare gli archivi, il passaggio di una testata come Amica da grandissimo settimanale negli anni 60-70, il passaggio a mensile 10 anni prima che io arrivassi, sì, quindi fine anni 90, in un qualche modo nella mia testa non aveva mantenuto nulla di quello che aveva fatto grande questo giornale quando era settimanale. Quindi a livello di mensile l'unica una delle cose che io volevo salvare era comunque una freschezza, un'ironia e un'identità che potesse essere immediatamente riconoscibile in edicola, perché intendiamoci, noi facciamo parte di una fashion community, ma per gente che non fa il nostro mestiere
un giornale alla fine vale l'altro oggi, se non c'è un'identità precisa di brand. Quindi abbiamo deciso che doveva essere un qualcosa legato sempre nelle copertine a un twist, un qualcosa che potesse colpire rispetto ad altri mensili che tiravano molte più copie, il Marie Claire, Glamour, ovviamente quello che fa più copie in Italia in assoluto. Per cui ci inventavamo con Giovanni queste copertine super chic con donne bellissime in cui tutte potessero riconoscersi, ma con qualche cosa di diverso. Che vita dura che faccio. Sì, è una vita durissima, perché questo qui era un discorso sul bene e il male, Margaret Madè, e abbiamo fatto una serie di belle cose. Ecco, quest'ultima, che non è l'ultima forse che ho fatto in termini proprio cronologici, però ci dà il link per illustrare quello che cerchiamo di sostenere questa sera. Allora, questa è una delle più, dopo Bianca Balti, vabbè, togliendo Monica Bellucci che è un'icona planetaria, Chiara Baschetti è una delle poche super top italiane. Allora, queste sono le foto per Amica, vai che lei. Questa è Chiara Baschetti, sempre Giovanni, in una foto di campagna pubblicitaria. Questa è una foto per Glamour. Questa è una foto per Glamour. Glamour. Vedete che tutto è glamour, insomma. No, nel senso che la stessa donna e lo stesso fotografo passi da un tipo di mensile con un target un po' più alto, un po' più tradizionale, un po' più alto anche in termini di età, a una campagna pubblicitaria e a un giornale invece ad alto contenuto glamour, la grande, secondo me, straordinaria abilità di Giovanni è proprio in quello, di riuscire con la stessa donna a cambiare. Adesso parla tu. No, ma voglio dire, come però fai? È un'operazione relativamente difficile, nel senso, allora, se uno parte dall'idea, adesso è un po' filosofico, ma insomma, che ognuno di noi è un essere unico nell'universo, frutto, no, di quell'accoppiamento nella storia di tutti i tempi, se la pigli un po' alla lontana, però no, ognuno di noi è un unicum, insomma, ognuno di noi è diverso da qualunque altra cosa ci sia mai stata nel tempo e ci sarà nel tempo. Allora, partendo da questa considerazione, ognuno di noi è unico e ha dentro di sé, come le impronte digitali, il suo stile unico. Ok. Allora, cos'è che consiglio sempre? Di cercarsi, di darsi un aggettivo, di dire io come sono in questo momento, sono timido, sono aggressivo, sono violento, sono, ecco, e di questa cosa fare un'estetica. Detto questo, però, all'interno delle nostre personalità ci sono infiniti stati d'animo, no? Non è che uno introverso è sempre triste, eccetera. Allora, ognuno di noi possiede una vastissima gamma di, all'interno di se stesso e della propria unicità, un'enorme gamma di, come posso dirti, di sensibilità e di prospettive. Nella fotografia di moda si attua questa cosa, cioè, se lavoro per te adesso a glamour, io cerco la parte glamour del mio carattere, che è magari malinconico, ma ha anche una parte glamour, capisci? Ma allora, quindi tu riesci a sintonizzare un lato del tuo carattere come un caleidoscopio a seconda del lo cerco, mente. Perché è già dentro di me. Io ho una enorme, io, tutti noi abbiamo un'enorme vastità di emozioni contenute dentro di noi. Allora, certamente un filo conduttore è il nostro modo di essere profondo, però all'interno di questo, no, c'è un momento in cui ridi, un momento in cui sei triste, un momento in cui piangi, un momento in cui invece sei aggressivo. Ma perché secondo te è così difficile per altri fotografi? Ma perché fanno finta. Allora, quando vanno a fotografare quasi tutti fanno finta di essere una cosa diversa da quella che sono. Ed è una cosa incredibile, perché la fotografia è sincera solo se tu racconti te stesso. Anche nella fotografia commerciale deve esserci un racconto di te. Ma per raccontarti devi trovarti, e per trovarti devi fare fatica, e per far fatica devi soffrire. Allora,
Molti invece sono, per esempio, timidi quando entrano nel set, quanti ne abbiamo visti, diventano aggressivi, violenti, incazzati. Poi vai a trovarli a casa e sono adorabili, dolcissimi, beneducati. Allora, io questa distonia qui la trovo folle, folle, capisci? Ognuno di noi deve definirsi ed è un'operazione faticosa. Una volta che si è definito, che va discende. Più, lavora più di sottrazione o di addizione? Cioè io penso a un ragazzo di 20-22 anni che ama la fotografia come mezzo espressivo per motivi X e che a un certo punto si trova di fronte al discorso mi devo definire. Allora, non deve amare la fotografia per essere qualcosa di diverso da quello che ha, che è, capisci? Ma deve usare la fotografia per trovarsi. Allora, qualunque stato tu trovi può diventare estetica, questa è la meraviglia dell'arte in generale, ma anche della fotografia. Se tu trovi che sei una persona depressa, puoi benissimo trasformare la tua depressione in un'estetica e salvarti dalla tua depressione attraverso un'estetica. Se sei arrogante, l'unica cosa che non devi fare, allora faccio sempre un esempio, no? Robert Mapplethorpe, che tutti conosciamo, è violentissimo, no? Fa delle fotografie terribilmente violente, anche alle volte spaventose. Io non riesco a trovarle volgari, perché Mapplethorpe mi sta raccontando il suo cuore, la sua vita e la sua sensazione. Come dico spesso, invece il fotografino di provincia che veste la moglie da sadomaso e senti benissimo che lei dice non c'ho voglia, non voglio far vedere le tette, no, fai vedere le tette. Capisci? Quella cosa lì è la volgarità assoluta. Allora, se tu ti trovi e ti racconti sempre, anche nella fotografia commerciale, non è vero che ci si racconta solo nelle mostre o nei libri, ci si racconta, io cerco di, ogni foto che faccio è un piccolo messaggio nella bottiglia anche di quello che sono, di come vedo il mondo, di come vorrei che fosse il mondo. Allora, questa cosa qui però è faticosa, dolorosa, lenta ed è, come dire, quasi psicanalitica. E allora, come sai, quasi tutti si ribellano alla psicanalisi, perché non vogliono sapere come sono. Allora, per diventare un creativo vero, un artista vero, tu devi capire come sei. Che non è proprio esattamente un percorso dei più facili. No, sono cazzi, però una volta che ce l'hai fatta, come dire, ti si spalanca finalmente il racconto. Però, per esempio, a me arrivano anche tanti ragazzi giovani che mi dicono, ah, ma dammi una mano a capire chi sono, che tipo di fotografia fare. Che è un'impresa quasi impossibile, perché io al massimo posso mettere quello che sono io. Ma non puoi aiutarli loro tu. Strumento. Tu non io non posso aiutarli, tu non puoi aiutarli. Noi possiamo insegnargli un metodo, che è la ricerca, ma come cercarsi e cosa trovare non posso mica dirglielo io. Anche a me dicono che foto devo fare, ma non lo so, figlio mio. No, lo sai poi tu che foto devi fare. Stai facendo un lavoro straordinario proprio di maternage con i giovani, ma... Sì, ma non gli dico che foto fare, gli dico che devono cercare loro stessi. C'è una cosa che mi ha sempre, sempre colpito di Gastel, è che lui, e che dico veramente a tutti, è che lui mette lo stesso identico impegno se sta facendo una campagna da centinaia di migliaia di euro, beh, ricordi, quando c'erano quei budget. Non ci lamentiamo, dai vecchi. O una foto da press release pressoché gratis. Cioè, quello che io ho sempre visto in lui è che lui non tira via, non si accontenta, forse proprio non tirare via, cioè finché non è convinto di aver raggiunto il massimo che può dare in quelle condizioni, non è contento. Quindi la domanda fetente è: ti è mai capitato di vederti tirare dietro un lavoro? Da te spesso, no, spesso no, ma è successo due o tre volte, alcune due delle tre quali, volte in 25 anni. Sì, alcune delle quali un po' incomprensibili, per cui mi ribalto ancora nel letto la notte e dico, ma perché me l'ha messa in quel posto? Il servizio di che era bellissimo. No, però insomma, può succedere, molto spesso anche ha un senso, voglio dire. Ci sono, capita di andare fuori tema, insomma, non è. Ma in quel caso lì, secondo te, è il committente che non ha chiarito fino in fondo le esigenze?
sono degli inconvenienti di percorso, ma sai, ovvio che se hai una campagna fissata con una modella e quella perde l'aereo e devi prendere un'altra, non è soltanto quello, la creatività è una strana bestia, cioè tu puoi essere stanco, morto, non aver dormito, no? Vai sul set e fai delle foto straordinarie, altre volte invece sei riposato, perfetto, hai fatto colazione e fai delle foto di merda, e non è neanche però così facile, che alle volte sei stanco, morto, non hai dormito e fai delle foto di merda. Cioè, come dire, non c'è purtroppo una regola, per cui capita anche alle volte che tu vai molto preparato. Io, quello che dicevi prima, no? Io ho sempre, come dire, pensato che una foto mia, o come di chiunque, insomma, una mia foto è una mia foto. Io non ho una pagina per scrivere di fianco questa foto l'ho fatta male perché... capisci? Quindi io tendo sempre a farla bene, non mi importa se mi pagano o non mi pagano, insomma è una foto mia, c'è la mia firma, quindi detto questo, però ci sono dei giorni in cui sei più, come dire, più in forma e altri in cui sei meno in forma, e purtroppo non c'è modo di, capisco adesso io no, ma capisco perché tanti, sempre Lucchini, dopo 6-7 mesi che lavoravo per lui, facevamo un redazionale al mattino, uno al pomeriggio e la pubblicità di notte, sabati e domeniche inclusi. E lui è venuto da me e mi ha detto: tu puoi diventare un grande fotografo. Gli ho detto: ma in che senso? Perché c'è il fisico, mi ha detto, capisci? Allora, sana tanti... e robusta costituzione. Sì, cioè tanti non reggono, magari sono talentuosissimi, non reggono il fisico. Allora si aiutano con la cocaina, si tirano sul morale, eccetera. Però ci ho detto, quello non credo che aiuti un granché. Fatto sta che certe volte, insomma, vai sul set, sei perfetto, sei preparato, sei concentrato e fai un servizio che Cristina Lucchini non passa. Ma questo, io non ho memoria di questi servizi. Te li farò vedere. Li vedrò, ma dopo tutti questi anni, no, in cui tu sei comunque considerato... molto bello, molto diciamo. Molto bello, molto charmant, un grande fotografo. Quando entri in studio che devi fare un servizio, che sia una campagna, che sia un redazionale, hai ancora un po' l'ansia da prestazione o ti senti sicuro e tranquillo? No, ce l'ho, ma la tengo anche viva. Insomma, secondo me fare il fotografo è un mestiere da insicuri, no? Per cui tu devi tenere l'insicurezza, basta che non diventi patologia. Ma però un po' di insicurezza devi averla. E anche questo sogno che ho sempre io... Io ho proprio inserito un meccanismo, perché diciamo avere un po' di successo è già molto difficile. 40 anni di successo è difficilissimo, devo dirvi la verità. Allora tu devi inserire dei meccanismi mentali. Il primo che ho inserito è: tutto quello che ho fatto non certifica niente, ma davvero lo credo. Tutto quello che farò domani è aleatorio che io lo faccia, perché può darsi che muoio, può darsi che... non mi facciano più lavorare. Allora, io ho oggi per dimostrare a me stesso e a tutti che sono un buon fotografo, un grande fotografo, chiamalo come vuoi. Allora, quell'occasione lì deve essere giocata, e non ha importanza se a quel punto, se ragioni così, non ha nessuna importanza se è il ritratto di un amico o la campagna più importante del mondo, capisci? Tu hai quel giorno, quel momento, quell'opportunità per dimostrare a te stesso di essere bravo. Allora, se riesci a innestare questo meccanismo di continuo e anche questo sogno che oggi, ieri non ce l'ho fatta, no? A fare la foto perfetta, ma domani gliela metto in quel posto a tutti. Domani faccio la foto che mi darà la pace eterna, dirò vabbè, fantastico, basta, mi ritiro. Allora, non succede, però hai sempre un'occasione domani, insomma, finché tu mi fai lavorare, diciamo. Ma... Allora, nel circo della fotografia commerciale, adesso vabbè, molto meno con la crisi rispetto a qualche anno fa, però ci sono tutta una serie di figure, no? Per cui devi fare un servizio, devi fare una copertina, devi fare una campagna, entrano in gioco agenzia, art director, stylist, casting editor, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto è importante il team per il buon risultato, cioè la qualità del team, la scelta tua personale del team, quanto invece certi tramiti oggi sono inutili? Io per esempio detesto, spero che non ce ne siano in sala, ma non è niente personale, è proprio un iter lavorativo, se devo spiegare a un fotografo che voglio parlare col fotografo, non con la gente, perché la gente mi serve
per altri versi, ma non per trasmettere delle sensazioni, delle emozioni. E qui sono state lotte molto molto spesso, perché è ovvio che è come il telefono senza fili, no? Un messaggio da comunicare, se deve passare attraverso due o tre persone, arriva sicuramente un po' deformato. Dalla parte invece del fotografo, cosa significa il team? Quanto è importante? Chi sono le persone indispensabili? E se possibile, facendo una percentuale 100%, quali sono le percentuali di valore di ognuna delle figure del team? Allora, guarda, io per esempio ritengo che la parte creativa è, diciamo, costituzionale del mio mestiere, no? Per cui è molto difficile che lavori con agenzie su layout, eccetera, perché non sono tanto bravo. Non ho niente contro, però... è un'altra branca importante della fotografia, c'è dei grandissimi maghi e dei talenti. Io però invece ritengo che proprio la creazione dell'immagine sia una mia... Quindi tu vuoi partecipare dall'inizio? Io devo partecipare, se no mi sento frustrato. È un'agenzia che arriva con un layout che non, ha fatto, signor Gaster deve realizzare questo e questo, no, decidi no. No, nel senso che se non è una mia idea non so neanche tanto come realizzarla, però ripeto, ho avuto la fortuna di poter lavorare quasi sempre così, ho fatto pochissime campagne su layout. Ci ho detto, naturalmente, mentre lo still life è una questione mia e dell'oggetto, quindi è un'espressione pura della mia fotografia, la fotografia di moda è un lavoro di equipe. Allora, io continuo a dire, lo dico sempre, insomma, che secondo me la modella conta il 50%. Il restante 50% va suddiviso tra fotografo, redattrice, parrucchiere, truccatore, eccetera. Per cui io... quando faccio fotografia di moda faccio un lavoro di orchestrazione, diciamo, che fa capo alla mia creatività, di cui però, se diciamo, le componenti non sono motivate, non dico di altissimo livello, come nel football, sai, non è che 12 campioni anche fanno 11 campioni, coinvolte, cioè io sono coinvolte. Anni da quando ho iniziato, ma ancora adesso che arrivo sui set e dove, se va bene, il fotografo ha parlato magari con il fashion editor su quello che è il concept della storia, ma né truccatore, né parrucchiere, né modella ne hanno la più lontana idea. Allora, guarda, io ho una concezione militare, cioè la truppa dipende dall'ufficiale. Se la truppa si comporta male, l'ufficiale non ha spiegato bene la missione. Capisci? Quindi è responsabilità mia, io, come avrei visto nella vita, difendo sempre la troupe, nel senso che vuol dire che io non sono riuscito a spiegare bene quello che volevo ottenere. Invece quelli che urlano, ecco, è colpa del parrucchiere, è colpa del truccatore, secondo me sono degli stronzi. La categoria dei parrucchiere e truccatori. No, i fotografi che se la pigliano quei truccatori, ma sono colpa sua, ma grazie, tu gli hai spiegato Dio, cosa deve non fare. Non è neanche più allora. Di moda, cioè mi ricordo negli anni, alla fine degli anni 80-90, sembrava fosse la regola mettere stress all'interno di un servizio, cioè tu arrivavi su un set e c'era il titolare del servizio che aveva già stressato tutti quanti e terrorizzato tutti, pensando così di ricevere da tutti il meglio. La mia teoria tutto è che se sbagliato. Invece c'è un'energia positiva e tutti sono carini, sorridenti. I set, come sai, sono allegri, divertenti, tutti motivati. Si lavora dalle 7 del mattino alle 2 di notte, ma col sorriso, col rispetto, con l'educazione. Ma sai che quando lavoro a New York o così, negli studi d'affitto, diciamo, io a Milano ho il mio studio, quindi invece lì ci sono altri studi affittati, molto spesso i parrucchieri e truccatori mi chiedono di poter venire un quarto d'ora da me per decomprimere un po', perché di là urlano come pazzi. Io non so, non ho mai capito perché la tensione dovrebbe generare di più dell'armonia, insomma. Io trovo che intanto faccio un mestiere che adoro, è privilegiato, meraviglioso, vivo in mezzo alla bellezza. Dovrei anche essere incazzato, ma se dovessi un giorno essere mai incazzato con la vita che ho avuto, pigliatemi a calci nel culo. Ma tu sei uno che comunque... Tu hai avuto una vita meravigliosa e ne hai ancora molto altro davanti, perché abbiamo un sacco di cose da fare ancora. Però il tema
credo perché non vedo assolutamente niente, ma immagino che qua ci siano tra gli spettatori. Direttore praticamente cieco. È direttore cieco che non aiuta a scegliere le fotografie. Credo che per quello che le piacciono le mie foto. Non vedo ma un po'. Immagino che ci siano anche presenti dei giovani fotografi o aspiranti tali che si chiedono quello che a me chiedono praticamente quotidianamente o via mail o via lettera vecchio stile. Perché noi non riusciamo ad entrare in questo mondo? Allora, due cose le abbiamo chiarite, giusto per fare un minimo di sintesi, perché sono una ragazza pratica. Uno, dovete avere un vostro stile, capire chi siete, definirvi. Scusami. Credo che tu sia d'accordo, nessuno chiede una rivoluzione, tu chiedi solo una leggera differenza dagli altri, cioè tu vedi un buco e una dici reason why, se ho bisogno di questo dovrei prendere lui al posto di un altro. Anche perché sennò, come dico sempre, se ci sono 1500 fotografi che fanno lo stesso tipo di lavoro, entrano delle categorie diverse, no? Allora faccio lavorare il cugino di mia sorella, non tu, ma oppure c'ho un vecchio fotografo amico che fa più o meno la stessa cosa. Però la differenza è in ognuno, non è impossibile, bisogna però offrire una cosa, no? Tu vedi 100 book all'anno, devi avere un motivo per dire beh, questo però fa questa cosa. Ma qui anche solo per memorizzarle. Tu tempo fa hai detto una cosa molto giusta, decidi che in un book l'ultima hai volta. Ogni tanto hai tre foto molto belle rosse, vai avanti in quel senso lì, in modo che chi li vede memorizzi che tu sei quello del rosso. Esatto. Banalmente il gioco della vita è mettersi nella testa dell'altro, cosa che nessuno vuol fare, ma anche nella testa dell'altro, cioè tu direttore di una rivista vedi centinaia di book, no? Con dentro sì, qualunque cosa prima, non andare con un book in cui c'è i ritratti, la moda, i bambini, le donne. Se mandi a me, direttore adesso di Glamour, un book che è solo di foto di bambini, ti posso fare gran complimenti e al massimo dirottarti alla mia collega di Vogue Bambini, perché Glamour non fa foto di bambini. Quindi prima cosa, secondo me, è consigliare a questi giovani di capire a chi stanno mandando il loro lavoro. Non ha senso mandarlo a tappeto random. Io mi sento male certe volte a dover rispondere a queste email, che cerco sempre di non fare copia e incolla, ma in cui dico guarda, complimenti, vai avanti sulla tua ricerca, però ovviamente questa cosa a me non serve, ma perché te la devo dire io? Ma non ci arrivi da solo, e poi poche ma guarda il giornale, no? Cioè è come se io andassi a propormi come per fare l'ingegnere nucleare, forse non sono in grado, non ho neanche il curriculum, non ho neanche il physique du rôle, per cui questa cosa io vorrei che fosse chiara, perché poi sai, è facile nel nostro mondo essere tacciati di quelli che ma tanto lavorano sempre con gli stessi, non danno spazio ai giovani. Tu mi sei testimone, io i giovani ne ho dato di spazio, ma qualcuno molto, è rimasto. Beh, anche questa operazione Young, in cui carinamente sei stata, diciamo, sei la nostra sponsor. L'operazione Young è un'operazione che sta facendo AFI proprio per cercare di, come dire, produrre, di far conoscere una generazione di fotografi di moda. Sì, e l'abbiamo anche, scusami, sì, l'abbiamo anche un po' arricchita, per cui giocheremo un po' anche sulle coppie creative, perché non solo giovani fotografi, magari fotografi e stylist, nel senso che come siamo testimoni e qua le cose a un certo punto vengono anche fuori da un lavoro di team o di coppia, no? Delle certo. cose migliori. Poi cerchiamo di allargarla, ma per me non è solo un discorso di giovani, io adoro dei fotografi ottantenni che hanno lo spirito più giovane di alcuni ventenni. Eccolo e che qua. Mi chiedono e che mi chiedono, ricorderò sempre una delle cose, una delle scuse più eleganti con cui un grande fotografo ha rifiutato di lavorare per me, e parlo di Irving Penn. Gli scrissi forse per fargli fare la copertina dei 20 anni, dei 25 anni del Vogue gioiello, tutta una bella lettera con grandi cose, mi rispose
La sua rivista è perfetta, non saprei che cosa aggiungere. Ovviamente era una menzogna, era un modo elegantissimo per dirmi non se ne parla, però lo trovai molto bello. Allora, io vorrei veramente riuscire a non far più una distinzione di giovani o meno giovani, ma fare una distinzione solo sul talento, la voglia di mettere in gioco e di capire, perché sennò poi diventa una sorta di di intolleranza al contrario. No, no, hai ragione, sì. Cioè, che senso ha? Allora, perché torniamo hai più di 60 anni rosa, e non devi più lavorare, non ha hai senso. Hai ragione. Quindi, fai domande. La vera domanda che a me assilla da tempo è: la fotografia è un talento o è un naturale che devi tirar fuori, sviluppare, costruire, modificare, aiutare, o è in realtà un qualcosa che puoi imparare? Allora, secondo me è, intanto la fotografia ha una parte tecnica e che non va sottovalutata. Forse ci riuscirei anch'io se mi mettessi. Io non so, sì, però devi apprendere la parte tecnica al punto da dimenticarla, no? In cui, cioè, io non sto pensando di prendere il bicchiere. Ecco, quando uso le macchine fotografiche sono arrivato a quel livello lì, cioè, come dire, la possiedo talmente che fa parte di me. Sì. Sì, la macchina, insomma, è un prolungamento. Detto questo, poi c'è tutta invece la parte creativa. Però io non sono neanche dell'opinione un po' di Oliviero che si nasce grandi fotografi oppure no. Io per esempio facevo delle foto orrende, ma veramente orrende, e ce le ho tenute, le ho fatte vedere anche alla televisione recentemente, questo per tranquillizzare tutti, dicendo attenzione, guardate che non è che io a 17 anni ero un grande fotografo, io ero un brocco a 17 anni, a 18 anni ancora un brocco, a 19 un filo meno brocco, a 22, 23, 24 ho cominciato a fare delle buone fotografie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non credo che si possa insegnare il talento, però si può costruirlo, diciamo, si può costruire la conoscenza di sé, lo sviluppo, insomma, si può studiare, si può approfondire, insomma, io credo, io non sono dell'opinione, insomma, ripeto, un po' ottocentesca, della nascita del genio, ecco, sì, insomma, no, che sì, vabbè, ho capito, no, Mozart suonava due anni, ok, ma quanti suonavano a due anni? Pochissimi. Comunque, se ti può consolare, visto che continui a dire che ti ho tirato dietro dei servizi, ieri ne ho tirato dietro una anche alla Von Humbert. No, oh, che bello! Per cui così, ma al comune... Dopo la chiamo! E non è una cosa facile, perché in realtà, adesso non so a che servizi tu ti riferisca, ma quando rifiuti un servizio, dal mio punto di vista, è al 90% perché non né in sintonia con la rivista. Sì, ma... Non mi permetterei mai di giudicare delle foto tout court per come sono. Io posso giudicare se funzionano o non funzionano per la rivista per cui sto lavorando. Basta, io sono solo un mezzo. La fotografia di moda è un'arte applicata e quindi... ha un significato in funzione dello scopo per cui viene realizzata. Questa cosa qua va capita, anche perché ormai i giovani hanno anche altre possibilità, no? Possono fare mostre, cercare di vendere le loro fotografie come opere. Quando io ho cominciato questa possibilità non c'era, no? C'era solo la fotografia commerciale. Ora, io però ci ho detto, se cominciassi adesso, comunque farei il fotografo di moda o di quel che lei, insomma, un fotografo... diciamo, applicato. C'è anche da dire che tanti vogliono fare fotografi di moda non amando la moda, non studiando la moda, non capendo assolutamente niente, ecco, di moda. Questa qui è una follia, capisci? Cioè, io mi trovo davanti dei fotografi che se tu gli fai il nome di Vionnet, non attuale, non sanno di chi stia parlando. Guarda, io ho una cosa come da puoi dire... fare fotografie di moda se non sai, non riesci a vedere la differenza che c'è tra un abito di alta moda e un abito di prêt-à-porter? Allora, di nuovo Lucchini mi disse, quando, no, mi mise a fare la moda, mi disse cosa, gli chiesi cosa devo fare, lui mi ha detto devi studiare la storia del costume, la storia della moda, devi sapere di questo. Però va anche detto che io ho una biblioteca che tu conosci di sì, che però diciamo 5.000 volumi di consulti solo, ecco, tu. Di tutti i 16 persone che sono nel mio studio, io continuo a vedere con una certa imbarazzo che nessuno
va a guardarsi un libro, pochissimi vanno a leggersi la storia della moda, pochissimi vanno... Allora, che cosa vuol dire questo? Non so cosa vuol dire, ma è preoccupante, secondo me. Io ho vissuto immerso in quei libri praticamente tutta la mia vita. Sì, ma... Capisci? C'è una certa... Come dire? Una certa mancanza di voglia di... La fotografia di moda è una cosa seria. Allora, richiede cultura, umiltà, consapevolezza. Su Facebook qualcuno mi ha scritto: ah, ma lei fa una lezione magistrale sulla moda, ma che cosa futile. E io futile, non salveremo l'umanità. No, non... però io ho risposto, si ricordi che la moda è la seconda voce attiva della bilancia dei pagamenti, dopo il turismo che ce l'ha dato Dio, più o meno, è la storia. Allora, proprio dire che la moda sia una cosa futile lo trovo perlomeno discutibile, insomma, non siamo affatto futili, non siamo un mondo di... no, è un'enorme economia, è un enorme... Diciamo che per far bene questo lavoro bisogna faticare, sì, e impegnarsi molto. Poi ci sono tanti modi per farlo, la moda ci sono, è una anche cosa modi serissima, molto superficiali per viene farlo. In piedi metà di questo paese. Io, quando mi dicono che sono futile, mi girano un po' i maroni. Credo che le abbiamo sfinite a sufficienza. Magari ci sono delle domande. Può bastare. No, nel senso che poi finiamo per raccontare 25 anni Moro Xorio sui set, dove litighiamo come il primo giorno, anzi sì, adesso molto sì, di più, perché ho molta meno... mi sento più friendly nei suoi confronti. All'epoca avevo un po' più di timore reverenziale. Però alla fine credo veramente che quello che accomuna Giovanni e me nella visione di questo lavoro è quello di non accontentarsi mai e cercare sempre di arrivare al meglio a costo di qualunque sacrificio. Non ci sono orari, non ci sono sabati, non ci sono domeniche. Cioè, non ho mai sentito lui dire no, sono stanco, finiamola qua, come tu non hai mai sentito dire a me. Anche se poi stramazziamo il suo. Sì, ma va bene così, no? Facciamo una cosa, un lavoro meraviglioso, insomma. È anche, diciamo, la definizione di questo mondo un po' di sogno che è la moda, no? Racconto sempre che... E tra l'altro, aggiungo una cosa, rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, è molto più difficile oggi per tutti noi, per noi che dobbiamo avere delle idee per raccontare la moda attraverso le pagine dei giornali, per i fotografi che devono avere delle idee per raccontare la moda attraverso le pagine dei giornali secondo i binari dettati a qualcun altro. Cioè, mentre io ricordo i primi 7-8 anni, quindi ho iniziato a lavorare nell'87, in cui andavi alle sfilate e vedevi in passerella con 6 mesi d'anticipo tutte quelle tendenze che poi avrebbero cambiato il costume e si sarebbero espanse anche in altri settori. Ricordo il primo concetto di fusion o di melting pot, noi l'abbiamo visto prima in passerella, poi sono entrate nella gastronomia, nel living, nell'interior decoration, eccetera. Oggi, purtroppo da un po' di anni, noi in passerella vediamo solo vestiti, spesso brutti e ripetitivi, quando ci va bene, belli, ma non abbiamo un'idea, una tendenza, niente. Qui è tutto, è che quando poi dobbiamo raccontarli e cercare di risuscitare nella gente, nelle lettrici, per chi ha la sfortuna di fare giornali che devono vendere in edicola in questo momento, ma di risuscitare almeno il desiderio, se non la pulsione allo shopping, ma almeno il desiderio di avere delle cose, ti devi inventare un modo per raccontarle, che è molto, ma molto più complicato. Quindi, se non c'è passione, se non c'è entusiasmo, se non capisci qual è la tua missione, io continuo a dire che un ciringuito a Ibiza probabilmente dà molte più soddisfazioni e anche più soldi. Quindi, se ci sono delle domande, siamo qua tutti per voi, se no vado a cucinare. Giovanni, ti fai vedere ancora con le... per andare via, portare via, rubare
con le foto che abbiamo visto, con le oro, partendo. I fondi oro, sì. Quelli là e poi quelli della piscina, quelli primi foto, sono molto, sono meravigliosi. Vedi, questo è proprio, sì sì, un fondo oro reale, Polaroid, ma insomma lo fate anche con le lastre comunque, con pellicole piane, appoggiate proprio su una base di oro e poi rifotografate. E anche lì, no, insomma, prendere anche dal passato tutto quello che il passato ci può dare e riproporlo in una chiave moderna, ecco, non fare la copia. Ma io penso sempre che, come dire, non devi mai cercare, insomma, rifare l'ultima cena è un po' facile, no? Ma tu devi pensare di essere, come dire, dovresti pensare di essere Leonardo, di amare la fotografia nel 2000 e di usarla in qualche modo, diciamo, in modo moderno. Per cui il rapporto... Aggiungo che queste foto meravigliose, che io amo moltissimo, erano assolutamente inutili per il mio giornale, perché questi sono solo gioielli antichi, quindi teoricamente io avrei dovuto solo fotografare i gioielli dei cosiddetti inserzionisti, ma era tale la voglia di fare questa storia che mi ha detto, ok, posso permettermi 8-10 pagine libere, facciamolo, che vuol dire, sì, un investimento puro. Lei è un tesoro, sì, poi me la fa pagare però. Poi, ovviamente gli ho chiesto qualcosa in cambio. Mi fa fare 42 redazionali. Questi? Ecco, questo sì, è, ripeto, la piscina del Foro Italico. Adesso non ci sono proprio quelle con questi meravigliosi mosaici, no? Non li abbiamo messi. Questo è nel fondo di una piscina vuota, come vedete, insomma. E poi, diciamo, la moda, no, ha inventato questa comunicazione che è onirica, no, e che è di un mondo di appartenenza, cioè quando negli anni Ottanta le agenzie di, quando è nato il Made in Italy, le agenzie di pubblicità hanno dichiarato forfè, hanno detto noi non abbiamo parametri per, come dire, pubblicizzare un prodotto che è instabile, no? Noi siamo abituati a parlare di un prodotto che resta stabile, il Dash resta il Dash, l'acqua minerale è sempre l'acqua minerale. Allora, un prodotto che ogni 6 mesi cambia, anche radicalmente, noi non siamo in grado di... Allora, io ho partecipato giovanissimo e molto silenzioso alle riunioni con tutti gli stilisti intorno a Flavio Lucchini, in cui si è deciso che la comunicazione moda dovesse essere la creazione di un mondo di riferimento, cioè non parlare mai all'acquirente, che è una cosa che pochi sanno, ma insomma, noi quando facciamo le campagne pensiamo quasi sempre a noi stessi, al nostro mondo. Allora l'idea qual è? Creiamo un mondo di riferimento, di sogno, di eterna bellezza, anche di gossip, di vita meravigliosa, di giovinezza assoluta, e lo scopo, diciamo, l'aggancio commerciale sarà, se compri, diciamo, questa camicia, questa mutanda, come dico io, forse ti facciamo far parte di questo mondo. Ecco, questa cosa qui che pochi sanno, e anche i giovani sanno poco, è però importantissimo, perché è proprio il credo della comunicazione moda, sia nei redazionali e anche nelle campagne. Cioè, io tutte le campagne che ho fatto per gli stilisti non ho mai pensato all'acquirente finale, pensate. Ho sempre pensato che doveva piacere allo stilista e a noi, agli addetti ai lavori, perché noi siamo questo mondo di riferimento a cui poi l'acquirente fa... Per cui, diciamo, per il mio modo di intendere la fotografia, che è molto lontano dalla realtà, no? Che è io penso che la mia fotografia debba alludere al reale, non raccontarlo mai. Ma alludere al reale e, come dire, raccontare un mondo parallelo che si basa su questa parola su cui ho fondato la mia estetica, che è eleganza. Questo mondo però non è un mondo reale, è un mondo di sogno, è come forse vorrei che fosse il mondo, non so, ma insomma. Però, come dice Voltaire, lo dico sempre, noi viviamo, Voltaire fa dire al Candido ogni volta, ogni due pagine, che viviamo nel migliore dei mondi possibile, quindi questo, io non ho niente contro questo mondo, questo è senz'altro il migliore dei mondi possibile, io però preferisco quello lì. Grazie. Qualche domanda ancora? Eh sì, allora c'è qualche domanda, ragazzi, o no? Sì. Sera. Volevo chiedere a Cristina, ciao,
Siccome ti conosco da tanti anni, ho notato che in tutti questi anni non sei mai cambiata, nel senso che sei sempre stata te stessa. Sono invecchiata. Vabbè. Grazie a Dio, se non si muore prima si diventa vecchi. Giusto. Quindi, visto che tu sei sempre stata fedele a te stessa, quanto è stato difficile rapportarti invece alle testate per la quale hai lavorato con amore e con dedizione, come si è visto? Non facile, non ti dico difficile, ma è comunque un mettersi in gioco, no? È un po' come dire ok, ho voglia, o mi costringono a fare uno sport che non ho mai provato. Mi ricordo la prima volta che mi hanno fatto fare un'immersione subacquea, ero terrorizzata, ho detto oddio, magari ma soffoco, non sono capace, le bombole sono... E poi invece trovi un tuo modo di... In realtà forse... la cosa più difficile che ho fatto è stato passare proprio da giornali comunque di settore, giornali trade di grande immagine, l'uomo Vogue, Vogue Gioiello, anche Vogue Pelle all'epoca, Vogue, con cui facevo degli speciali, al settimanale come Vanity. Lì è stato davvero un grande scarto, ma perché non sapevo, io non ero un acquirente di femminili settimanali, quindi c'erano 8 milioni di ricerche su dove dovevamo andare, tutti che dovevano dire la loro, e io dentro di me pensavo forse proverei a fare un giornale che io comprerei, io non voglio dire, non faccio 300.000 copie a settimane, però come me ce ne sono anche altre, non è che... Anche perché quello che dico sempre ai giornalisti, ai freelance, quelli che si propongono per scrivere i pezzi, che sono molto ma molto di più dei fotografi, perché in realtà sono ancora più in crisi, cioè se vuoi scrivere delle cose filosofiche, super concettuali, scrivi per Micromega, non per Glamour, non per Vanity Fair. Quindi quella è stata forse la sfida più difficile. Non sapevo assolutissimamente niente di celebrities, non le conoscevo. Ho dovuto fare un grosso lavoro psicologico su di loro, però forse è venuta buona la specializzazione. Quindi quello che dico, io volevo fare la psicologa criminale, adolescenziale, delle cose così, volevo lavorare con i detenuti minorili. Questi sono 27 anni di lungo stage di psicopatologia, però non è stato così difficile, basta davvero avere l'umiltà di mettersi in gioco e la voglia di capire per chi stai lavorando e lì provare a dare il meglio che puoi fare. Comunque grazie a te Letizia, perché abbiamo fatto tante cose belle insieme. Sì. La domanda. Pronto, senti, io formo i piccoli futuri grafici e fotografi dal punto di vista fotografico. Devo raccontare un attimo, riferendomi in special modo alla tua affermazione che bisogna sempre studiare, a quello che mi disse il fotografo che è stato il mio maestro, che era il Gian Colombo. Gli vado da dire: Gian, mi prendi da te a fare da assistente. Lui guarda le mie foto e mi dice: no, tu laureati. Io gli avevo portato delle foto di monumenti, di cose, foto di un diciottenne stampate con internegativo, insomma. E mi dice, e poi fai il fotografo di quello. E io poi, in effetti, fatto per il grosso del mio lavoro è stato seguire i restauratori nel loro lavoro e capisco quello che vogliono. Quel poco di moda che ho fatto una volta un servizio di moda che il committente e stilista mi ha seguito, insomma non ha più rifatto il magazine perché era di una monomarca, e però c'erano tutte quelle cose che ho sentito dire a te, venute spontanee, e molto spesso molti di noi davanti al committente si irrigidiscono, in special modo quando sono giovani o alla prima esperienza. Lì proprio si era creato quel set, quell'allegria sul set di cui parli tu, era una cosa, un'esperienza straordinaria. Ma sì, guarda, dovrebbe sempre succedere così, nel senso che, ripeto, tra l'altro, chi produce i vestiti li conosce senz'altro meglio di me. Quindi chi produce, diciamo, chi ha il concept della rivista ha nella sua testa molto meglio di me.
diciamo, il punto di vista che vuole raggiungere. Per cui non bisogna prendere questo con ostilità, cioè la committenza non è mai il nemico e il direttore della rivista non è mai un nemico. Bisogna parlare, cercare una mediazione, proporre, come dicevamo, continuare a studiare, continuare a migliorarsi, continuare a apprendere, no? C'è un margine di miglioramento costante nelle cose. E secondo me, ripeto, quando si crea questo clima di grande collaborazione, come mi è capitato con Versace, con Trussardi, con Crizia per 20 anni, io, diciamo, impostando così il mio rapporto, ho avuto dei rapporti incredibili. Cioè, come sapete, normalmente gli stilisti cambiano fotografi ogni anno. Io ho avuto rapporti di 15, 20, 25 anni con lo stesso stilista, proprio perché insieme stavamo costruendo un'immagine. Ecco, io consiglio a tutti di cercare questo tipo di mediazione, che poi è una mediazione che aiuta anche a me, anche me stesso, a crescere. Non è che io nasco imparato, come dicono a Napoli, no? Io continuo a imparare, insomma. Sì. Ma è una cosa che mi riempie di gioia, no? Non è che mi umilia. Comunque, se posso aggiungere una cosa, c'è un fattore che forse è un po' andato in disuso, che è il rispetto, l'educazione. Allora, non è che il direttore di un giornale ha la grazia rivelata, cioè tu cerchi di trasmettere quello che hai bisogno. Lo stilista trasmette quello che ha bisogno per la sua campagna. Ma poi ci vuole il rispetto anche dell'arte e della qualità altrui. Io ricordo una scena agghiacciante dove sono uscita viva per miracolo, era forse il terzo o il quarto numero di Vanity Fair, 11 anni fa, e dovevamo fare una copertina con Giorgio Armani e per i suoi 70 anni, 16 anni fa, 70. E quindi io avevo messo tutto, avevo schierato tutte le truppe possibili e immaginabili e avevo come fotografo David Bailey, che è un grande fotografo, un grande amico e un carattere impossibile. L'avevo portato a cena la sera prima, l'avevo blandito tenendogli la mano: ti prego Bailey, sappi che Armani è il più grosso inserzionista di tutta la casa editrice, trattamelo bene. Ti avevo fatto di tutto. Il signor Armani arriva sul set con una corte ovviamente e mi chiede di tradurre e comincia a spiegare a David Bailey come mettere le luci. Io mi sono sentita morire, perché anche se nella traduzione cercavo di edulcorare il messaggio, ecco, però ne sono uscita viva. Dopo essere uscita viva da quella cosa, credo che non mi abbia niente più spaventato, anche perché Armani ha adorato quelle foto e ha persino comprato le stampe. Quello per me è stato uno dei massimi successi degli inizi del Vanity. Sopravvivere ai due. Vi racconto un'ultima cosa divertente, per farvi capire anche come sono intelligenti i direttori e gli art director alle volte. Dunque, una... non sempre. Allora, parlo spesso di Lucchini, lei mi perdonerà perché è Lucchini anche lei. Ma insomma, Flavio alla fine della sua carriera fece una rivista molto brutta che si chiamava Eva, ma veramente molto brutta per Rusconi. Allora, io e Fabrizio Ferri, che eravamo allora molto amici, ancora lo siamo, ma insomma allora lavoravamo insieme, siamo andati da lui a dirgli: Flavio, guarda, distaccaci da Donna, perché sta rivista sta venendo veramente bruttissima. E lui aveva un po' cambiato il suo metodo. Di solito aveva una redazione molto piccola, 2 o 3 fotografi applicati giorno e notte, diciamo, nella realizzazione del progetto. Quella volta lì aveva cambiato. Allora, per dirvi com'era anche intelligente, ci ha detto: no, no, assolutamente, no, Fabrizio, Giovanni, no, no, voi state lì perché Donna mi preme di più, però io so perché questa rivista è così brutta. Io lo so benissimo perché. Gli abbiamo detto: ma come se lo sai, dice, perché è così brutto? Perché questa redazione fa tutto quello che gli dico. Voi non fate così, no? Io dico 10 cose, se ne dico 8 intelligenti, no, ma però geniale, no? Sì. Grande Flavio. Grande tutti i Lucchini. Signori, consegno una tessera honoris causa dell'AFIP.
Ad onore a Cristina Lucchini, ringraziandola per lo splendido, per la splendida serata e per lo splendido lavoro che sta facendo per la moda italiana e per l'Italia. Grazie Cristina.